Signorini ha delle foto compromettenti del marito di Jaele De Donà. È lo stesso conduttore a rivelare questo tremendo scoop alla Vippona. Tutto è successo durante l'ultima puntata del GF VIP 7. Tutto capita dopo che nelle scorse ore è emerso che il marito di Donna sarebbe sparito, rifiutandosi all'improvviso di non fare la sorpresa che aveva organizzato. E sull'imprenditore americano Bradford Beck, il padrone di casa ha detto alla De Donà: in realtà tuo marito non è proprio sparito. È stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween in mezzo a modelle stupende. E presto ti mostrerò anche le sue fotografie. Le ho io. Tutti infatti, in queste ore e dopo queste rivelazioni, si stanno chiedendo se l'uomo non abbia proprio digerito l'avvicinamento di Sofia Jaele De Donà all'ex di Belén Rodriguez. In effetti il loro rapporto è sempre più stretto e in tanti scommettono in un bacio a breve. Poi, a rompere il silenzio è stata Samara Tramontana a casa People, facendo intuire che l'uomo è furioso. Il marito ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l'aereo. Una cosa grossa. GF VIP 7. Signorini ha delle foto compromettenti del marito di Jaele De Donà. Però non è successo niente. È praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata ad Antonino. Il conduttore nell'appuntamento di stasera ha senza ombra di dubbio spiazzato la stilista, dato che dopo averle detto di avere delle fotografie di suo marito che presto pubblicherà su Chi, ha aggiunto: non mi sembra che senta così tanto la tua mancanza. Chiuso il discorso Jaele, Sonia Bruganelli ha invece creato una dinamica parallela con Antonella Fiordelisi. Tutto questo dopo aver scelto Edoardo Donnamaria come preferito. L'opinionista ha quindi detto: sta facendo un GF VIP molto interessante. Se gli fosse venuto in mente di stare vicino a lei, fosse uno in più, no. Non appena il volto di Forum ha detto all'opinionista di non aver capito cosa ha detto, è intervenuta la modella facendo infuriare l'opinionista: che mi deve tradurre, lei è un'offesa. E ancora, io credo che lui l'abbia già studiata e capita. Sono sicura che abbia un enorme interesse nei confronti di lei. Se mai ti venisse meno, stai sereno. L'imprenditrice, quando la GFina ha affermato e un qualcosa per screditare me, ha rincarato la dose e proprio diretto per screditare te. La GFina si è sfogata: io sono fatta così, a volte esagero. Pesante.